Affluenza bassa, non è la prima volta che succede in occasione di referendum, ma a differenza del passato non è necessario il raggiungimento del quorum. Anche stamattina seggi elettorali aperti per consentire agli elettori di pronunciarsi sulla volontà o meno di ridurre il numero dei parlamentari. Le operazioni si sono svolte regolarmente, con la massima attenzione al rispetto delle regole per un appuntamento elettorale arrivato nel corso della pandemia. Le operazioni di voto stanno andando regolarmente, senza nessun problema. Gli elettori sanno come comportarsi, per cui l'utilizzo del gel prima di entrare nella sezione e poi all'uscita. L'affluenza è discreta, certo, non è l'affluenza di una percentuale del 50-60%, nella nostra sezione siamo arrivati al 30%, diciamo che credo che sia nella norma. Da capire quanto la preoccupazione legata al rischio contagio possa aver influito nella decisione di tanti di non recarsi al seggio elettorale. Quanti lo hanno fatto hanno comunque prestato molta attenzione alle regole in vigore. Per noi è la prima esperienza, diciamo che ci troviamo ad affrontare. È chiaro che ogni elettore è un po' titubante, qualcuno sicuramente secondo me è rimasto a casa anche per una questione personale di sicurezza. Qualcuno che è entrato invece nella sezione comunque ha chiesto, insomma, se tutto era igienizzato e disinfettato. Noi lo abbiamo sempre fatto, quindi rispettando soprattutto le norme igieniche. Quindi, da parte nostra c'è stata la massima sicurezza da questo punto di vista. Devo dire che però gli elettori, diciamo, alcuni sono anche tranquilli, nel senso che vengono già con la mascherina indossata e con le mani addirittura già igienizzate. Per esempio, il tavolo viene periodicamente disinfettato con l'intervento del comune. Le matite o scrutatore a turno li disinfettano col gel. Ci hanno provvisto, diciamo, di una grande quantità di gel, pure di guanti, per cui ne abbiamo a volontà per disinfettare periodicamente sia i tavoli che le matite.